E siamo online. Allora, bentornata a tutte carcasse putrescenti sulle schermi, sulle casse di Carcassa, il podcast horror che... Io sono Jack, con Jack c'è Margherita, che è stata a cui do il credito di aver inventato questa introduzione, bellissima. Ciao. E sotto di noi c'è Simone, portatore di luce. Ciao a tutti. Allora, oggi parleremo di un film della generazione di Margherita, che infatti due anzianotti come me e soprattutto come Simone non avevano visto e che abbiamo recuperato apposta per l'occasione. Si tratta appunto del primo Invidious che siamo andati a recuperarci proprio perché questa settimana uscirà l'ultimo e quindi andiamo a vedere come tutto è cominciato. Allora, cosa dire su questo Insidious? Anzi, direi, se vuoi darti un'introduzione a te, Margherita, che magari l'hai visto più quando era uscito, giusto? L'hai visto un po' prima di noi, Sì, ecco. allora, Insidious sono arrivati a 4 capitoli e il quinto è in uscita settimana prossima, o questa settimana, Questa settimana. il terzo e il quarto quasi non sembrano film di Insidious, almeno il terzo lo ricordo molto molto debole rispetto agli altri, e infatti... I primi due e il quinto che uscirà al cinema seguono la stessa storia, quindi la storia di questa famiglia. Ciao. Mentre invece il terzo e il quarto sono un po' slegati. Allora, è un film di James Wan e io credo che James Wan sia un po' il papà dell'horror mainstream dal 2000 in poi. Penso che ha un po' plasmato l'immaginario horror di questi anni, perché suo è suo è The Conjuring, Insidious, poi ha fatto Malignant, che penso possiamo dire che è il suo capolavoro. E quindi ha un po' plasmato, no, l'immaginario horror, soprattutto con The Conjuring, forse, più che con Insidious. Però anche Insidious ha creato, no, tutto questo mondo dell'altrove, palesemente poi ripreso anche da Stranger Things, è la stessa cosa. Non so quanto sia un buon film Insidious, però ha delle cose che funzionano. Come scrivi tu, il demone del jumpscare, sì. Ma nemmeno tantissimo, secondo me, come jumpscare. Non sono mai stata particolarmente fan di questi film. Non me lo ricordavo nemmeno, cioè me lo ricordavo a grandi linee, quindi l'ho dovuto rivedere. E ha, diciamo, come dicevo prima, dei punti forti e dei punti più deboli, soprattutto a livello di scrittura. Di cosa parla Insidious? Allora, Insidious è la storia di una famiglia, la tipica famiglia americana apparentemente felice. Abbiamo questa coppia di sposi, marito e moglie, che si trasferiscono nella nuova casa con i figli, questi 3 figli. Uno dei bambini finisce improvvisamente in coma, una specie di coma, qualcosa che neanche i medici riescono a spiegarsi. Mentre nel frattempo in casa cominciano a verificarsi eventi inspiegabili. In realtà il problema non è la casa, c'è qualcosa che non va con il bambino, e quindi i due coniugi devono affidarsi ad una medium per cercare di capire qual è il mistero dietro questo apparente coma. E secondo me la parte iniziale di Insidious funziona bene. Ci sono alcune scene che a me piacciono tantissimo, ad esempio quella del bambino che balla e lei che lo guarda da fuori la casa. Per me quella è una delle scene più belle di Insidious. Il problema è che poi secondo me diventa troppo.
si vede troppo, non si capisce bene cosa sta succedendo. Oppure si capisce troppo. È come se fossi sul confine, no? Ti sta facendo vedere troppo, ti sta facendo lo spiegone, però allo stesso tempo tu dici, ok, però che vuol dire? Esatto, proprio quello. Sì. E quindi, tra l'altro, lo sceneggiatore del film è uno degli attori del film, uno dei due medium, insomma, quelli che accompagnano la medium, che non ho capito bene se volevano fare due personaggi, non lo so, comici. Sì, secondo me sì. Dai, lo spirito è quello di Ghostbuster. Sì. Sì. Niente, questo è un po' Insidious. E poi credo che sì, c'è questa parte un pochino comica, no, di questi medium, ma ci sono alcune parti che sono tragicamente comiche, cioè nel senso gli attori recitano con una serietà e che però non lo so, non riescono a coinvolgerti più di tanto. Cioè, come se stessero dicendo un sacco di stronzate con la faccia più seria del mondo. Non so se mi spiego. Guarda, sì, cioè, non avrei saputo dirlo meglio. Anch'io spesso ero lì che dicevo, ma ti rendi conto che non ha senso quello che stai dicendo, quello che sta succedendo? Perché, cioè, come fai a essere così serio mentre lo dici, boh? Mm-hmm. Sì. Poi onestamente davvero non riesco, vabbè, andiamo un po' nel dettaglio dopo. Mm-hmm. E io ti dico, io personalmente era la mia prima visione del film, è una roba che mi ha colpito perché onestamente mi aspettavo la classica cagatona mainstream, ok, che posso voler tanto bene a James Wan, però cioè, era quello che mi aspettavo alla fine, cioè una specie di più o meno The Conjuring, e in effetti più o meno siamo lì. Devo ammettere che mi ha fatto più spaventarello di quanto mi immaginassi nella prima parte. La prima parte, quando vuole tirarti fuori i brividini, te li fa venire fuori. Stiamo parlando del primo Insidious. Andiamo a recuperare dal passato, siamo andati a recuperare. Siccome appunto questa settimana, ce lo dicono in chat, ce lo chiedono in chat, questa settimana uscirà al cinema l'ultimo, il quinto capitolo, e quindi siamo andati a rivederci il primo. E in effetti qualche brividino me l'ha data la prima parte. La scena quella lì del bambino, ho emesso delle parole di particolarmente poco gentili nei confronti di un ipotetico creatore divino e onnipotente, che non sto qua a ripetere perché probabilmente ci bannano. Però ero qua da solo, ho emesso un certo quantitativo di insulti verso questa figura ipotetica. E perché è un vaffanculo, e anche alla scena del cazzo di coso rosso dietro a lui durante la cena, ma anche avvisami che fai queste cose. Ero lì, sì, adesso mi guardo sto film di merda, porca troia! In realtà non ho detto porca troia, non ho detto, non insulto porca troia, non ho detto altro. Quello è il jump scare più famoso di tutto il film. E quindi poi sti cazzo di violini che entravano dentro quando succedeva qualcosa, vaffanculo, perché tra l'altro ogni tanto quando si guardano i film capita appunto che ci sono tipo le parti parlate che sono bassissime, no? E poi quando ci sono questi cazzo di cose che tirano su a palla, per cui io avevo il volume a palla perché sennò non sentivo proprio fisicamente quello che stavano dicendo, e poi mi arrivavano queste specie di calci nelle orecchie che mi hanno un po' stordito. E quindi devo dire la prima parte mi ha colpito piacevolmente. Te, Simone, cosa ne pensi? Ma che anche te era la prima volta che lo vedevi. Sì, io innanzitutto devo dire che devo dare un grande merito a James Wan, perché James Wan è riuscito non inventarsi nulla, praticamente, ma a riprendere tematiche e situazioni del passato, bene o male dei film degli anni 70 e 80, e riattualizzarle per renderle mainstream.
Insidious, la base di Insidious è Poltergeist, più o meno. Per cui, però, lui è riuscito, ovviamente mettendoci del suo, quindi ovviamente non è che fa un remake, però prende delle tematiche e poi ovviamente le elabora, ci mette delle novità, ci mette delle intuizioni più o meno azzeccate e fa il suo film. Però devo dire che onestamente sa come si fa un film, sa come far funzionare un film e ottiene sicuramente dei risultati, quindi sicuramente questo è un merito. Poi i suoi film possono piacere o non piacere, piacere di più, piacere di meno, però devo dire che questo è un merito che gli si deve attribuire. Per quanto riguarda Insidious, io devo dire che sono molto 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 in linea con Jack, nel senso che la prima parte è anche l'intro che ti dà quell'atmosfera che tu non capisci che cazzo è fino a un certo punto del film. Devo dire che è d'effetto. Devo dire che, come dice Marghe, in questo film non ci sono tantissimi jumpscare, però sono pochi ed effetto, e messi e piazzati nel momento giusto, per intenderci, anche perché come tematiche è abbastanza simile. The Boogeyman, c'è un'altra storia, un'altra roba, completamente. Per cui sì, la prima parte è d'effetto, è molto d'atmosfera, interessante, ti mette inquietudine, non capisci fino a un certo punto che cosa sta succedendo. Devo dire che quando si svela, dal momento in cui si svela perché tutto quello che sta accadendo accade, non lo so, secondo me il film comincia un po' a vacillare, perché secondo me si perde un po' dell'angoscia, del mistero, e diventa più un fantasy. Cioè, a un certo punto si trasforma da un horror inquietante a un fantasy. E quello, insomma, un po' nella seconda parte, secondo me, perde, anche se poi, voglio dire, qualche cosa di suo ce la mette, quindi ci sono delle svolte horror, però tutto sommato a me è piaciuto, devo dire, a me è piaciuto il film. Allora, sì, io anzi volevo cogliere l'occasione un attimino per lanciare una riflessione, che è quello che ho pensato io dopo aver visto il film. Come appunto dice Simone, ma come abbiamo detto tutti praticamente, a un certo punto parte lo spiegone, ti raccontano che cosa è successo, e da lì il film perde parte del suo fascino. Io adesso, questo che accade in Insidious è palese, però secondo me questo è proprio un problema che hanno tanti film horror, soprattutto quelli che sono legati al paranormale. E infatti, paradossalmente, secondo me, quelli che riescono a reggere bene fino alla fine sono quelli che non lo fanno. Perché quando tu cerchi di razionalizzare il paranormale, lo rendi automaticamente meno spaventoso. Ed è stupida come cosa. Io mi chiedo perché lo debbano fare per forza nei film. Sembra che in ogni film debbano a un certo punto spiegarti che cosa sta succedendo, metterti delle regolette e fare che quello che era un demone che non sapevi che cazzo poteva fare, a un certo punto basta che ci credi, lo puoi spingere lontano. Cioè, vaffanculo, cioè che cazzo, non mi interessa questo. Cioè, è bello quando non sai che cosa può succedere, e meno sai più è inquietante, perché non sai proprio cosa aspettare, cosa può succedere. Perché secondo me, se vuoi fare un horror sul paranormale, ci lavori su quello, cioè è proprio, fa parte proprio di quello che è la parte horrorifica dell'argomento. Cioè, non a caso, appunto, è risaputo che si teme ciò che non si conosce. E l'horror sul paranormale funziona così, che io sappia. E infatti, a me viene in mente, secondo me, un film che come crescita funziona molto bene fino alla fine è Paranormal Activity. Paranormal Activity è tutto un altro tipo di film,
ma ha un crescendo molto bello che arriva fino alla fine del film, e infatti il climax avviene nel finale. In Insidious il climax avviene a metà film, poi scende. E voi cosa ne pensate? No, no, ma io sono perfettamente d'accordo con te, e non so in questo quanto possa influire il fatto di renderlo mainstream, è più che altro di renderlo appetibile a un certo tipo di pubblico, perché come ti dicevo, a un certo punto del film, il film proprio vira completamente, cioè la seconda parte, paradossalmente, sarebbe potuta diventare molto più inquietante della prima. Il problema è che dopo che tu sai le motivazioni, come dicevi tu, sai le regole, sai che cosa sta succedendo, insomma, là la parte di angoscia e di inquietudine un po' cala. Ti dico, una delle scene, ora non vorrei cadere negli spoiler, ma una delle scene che in teoria sarebbe dovuta essere una delle più spaventose del film, che quando si vede quella massa attorno ai protagonisti, e là invece, cioè, tu non hai il benché minimo sentore di paura, anche perché sai come andrà a finire, ce lo sai, è proprio pilotato. Per cui, però ripeto, non so fino a che punto sia voluto il far questo, non so se è proprio un errore di valutazione oppure è proprio una scelta di rendere questo film così, cioè di renderlo perché poi veramente la seconda parte è più, non dico un action, però sembra più un film d'avventura che un horror. Ci sono queste creature fantastiche, ci sono queste lotte, quindi proprio cambia completamente registro. Io credo che sia una cosa voluta, poi giusta, sbagliata, indovinata o meno, però certo la parte horror sicuramente ne viene penalizzata, quello è poco ma sicuro. Io sono d'accordo anche su questo, anche perché, ecco, forse inizialmente sembrava una ghost story, no? Una storia di fantasmi, e quindi il non mostrare, il camminare sempre sul confine è proprio tipico di una ghost story. Poi diventa, sì, quasi un film, non so, di possessione, action, quindi cominci a vedere tutto, cioè loro ti hanno disegnato tutti questi mostri e ce li hanno voluti mettere dentro per forza, e perde ovviamente tutto quello che era il fascino della prima parte, perché i mostri non fanno più paura, no? È la cosa che ripetiamo sempre, li hai visti 90 volte in faccia, non mi fa più paura, e quindi sì, perde tutto quel fascino e quell'inquietudine che aveva costruito all'inizio. E poi comunque e poi come dicevi anche te, Margherita, poi si ricade anche nel discorso che più tu spieghi, più devi anche far tornare quello che hai detto. Mm-hmm. E non sempre questo film riesce a far tornare quello che hai detto. Soprattutto, allora, soprattutto anche a livello di coerenza, cioè già all'inizio ci sono delle cose che lasciano abbastanza a desiderare, però sai, uno dice dai, mi hai fatto un po' cagare addosso, ti perdono che sia così, poi invece comincia a parlare, ti rendi conto che ogni parola che viene aggiunta è un po' un chiodo nella bara per tutto il film, perché da un certo punto di vista, cavolo, ogni cosa, ogni informazione che viene data va un po' a sbugiardare delle cose che sono state dette, che sono successe in precedenza, perché ti rendi conto che la coerenza che magari ti hai rifatto nel tuo cervello, che dici chissà perché è successo questo, boh, ci sarà una ragione, quando le ragioni te le danno ti rendi conto che certe cose non tornano proprio. A sto punto non me la raccontare, chiedimi, cioè, o mi fa una roba ultra coerente, se no
puoi anche fare a meno di dirne, gioca sul mistero, nessuno ti dice nulla. A me viene in mente, appunto, Paranormal Activity. Non viene detto un cazzo nel primo Paranormal Activity. Non si sa che demone è, come è fatto, che, perché è lì, non si sa un cazzo. E funziona. A me viene in mente anche sullo stesso, sul discorso sempre in quel caso villaggi posseduti, viene in mente Across the River. Across the River non dice un cazzo. Across the River c'erano queste due cazzo di bambine che avevano cose che facevano che erano strane, che facevano cose, punto. Cioè, non è che devi andare tanto più in là per far paura, cioè funziona, cioè, qua, soprattutto ribadisco, un conto è se mi vuoi fare un thriller psicologico, allora mi devi raccontare, più vai nel dettaglio più mi fai paura, ma il paranormale funziona esattamente al contrario, non me lo devi spiegare, se tu mi spieghi l'ignoto non mi fa più paura, appunto diventa noto e diventa un fantasy. A me viene in mente che è la merda che è diventato The Conjuring. L'ultimo The Conjuring non è un film horror, è un film di supereroi, perché c'è Lorraine e suo marito che hanno i superpoteri, cioè che riescono a cacciare i fantasmi. Cioè, potrebbe essere un Marvel movie, l'abbiamo detto quando l'abbiamo analizzato. Cioè, quello è. Cioè, quello diventa un film horror sul paranormale quando vuoi spiegare, quando vuoi farlo diventare un potere magico che con un senso. Diventa un film di supereroi, un fantasy, come ha detto giustamente Simone. Che merda! Basta, smettetela! Non li vogliamo. Per favore, cagare un po' addosso, non spiegateci le cose. E se ci dovete spiegare, cazzo, fatelo bene, fateci un The Boy. Io continuo a dirlo che The Boy è un film troppo sottovalutato, che è un film per le masse, cagatina, tutto quello che vuoi, ma funziona. E quando lì ti arriva la spiegazione, è bella e funziona, è coerente e funziona e ti coglie alla sprovvista. Se invece mi devi raccontare che il fantasma formaggino ti spalma sul panino, a me non me ne frega un cazzo. Grazie. Piccolo rent. Sì. Il discorso però è sempre legato al fatto che quelli che abbiamo citato sono sempre film che vanno al cinema, quindi oltre che una quota autoriale è ovviamente che devono fare cassa, questi sono film che devono incassare, per cui le scelte narrative, come dicevi tu, non possono essere quelle di Across the River. Quelle sono scelte molto molto coraggiose se poi devi andare al cinema. È ovvio che magari si scelgono delle soluzioni che possono diciamo piacere a tutti. Ma quindi Paranormal Activity ha avuto un successo piuttosto importante al cinema. Sì, senz'altro, però Paranormal Activity è una cosa abbastanza unica, diciamo, cioè una cosa anomala. Infatti di Paranormal Activity, a parte il fatto che ce ne sono tanti, però di quel tipo di film non è che ce ne sono tanti. Stessa cosa di Blair Witch Project. Blair Witch Watch funziona, ma ne hanno fatto uno. Mentre ti dico, di film come Insidious o The Conjuring ne puoi fare quanti cazzo ne vuoi con quello stile, con quel tipo di racconto. E probabilmente funzioneranno tutti dal punto di vista dell'incasso. Però perché poi, ma anche il primo The Conjuring funzionava bene, ma perché non andava nel dettaglio a raccontarti la roba della fava? Perché poi quando poi diventa fantasy diventa una rottura di coglioni. Cioè, e secondo me questo poi alla lunga la gente se ne accorge. Infatti, secondo me, non so quanti... Cioè, The Conjuring ha perso, secondo me, tanto pubblico con l'ultimo capitolo. Mi auguro almeno, perché vorrebbe dire che almeno il pubblico ci capisce qualcosa. Però, spiegami magari come
perché magari mi sfugge, spiegami come l'idea di fare un film che poi per la seconda parte diventa deludentissimo e tutti si ricordano la prima parte, può essere una meccanica che funziona. Cioè, allora, può essere in un solo contesto, che è quello di creare la saga, perché tu più racconti l'universo espanso, più poi puoi fare una saga. Però a parte quello, cioè, nel film singolo non ha molto senso, secondo me, è tirarsi una zappa sui piedi. Vabbè, io credo che loro non abbiano ambizioni autoriali, semplicemente vogliono fare il film horror per andare al cinema e per mettere sullo schermo il mostro che si erano immaginati e che vogliono rendere reale, e per creare la saga, appunto, perché poi ti fai il film sulla dama, non so che cacchio è quella, la sposa, ti fai il film sull'altro personaggio, ci fai la Annabelle, ci fai questo, ci fai quell'altro e vai avanti. Quindi l'intento è quello, e per quel motivo poi Insidious è quello che è. Probabilmente sì. Però davvero adesso mi viene da fare discorsi da boomer. Si stava meglio quando non si facevano le saghe, quando non c'avevano i soldi per fare gli effetti speciali, quindi non li mettevano i mostri. Esatto. Che poi le saghe si sono sempre fatte, ma sempre facevano cagare. Però a me ha ricordato anche un po' Nightmare, il fatto di andare nel mondo dei sogni e di cercare di sconfiggere il mostro. Lui, il demone con la faccia rossa, un po' Freddy Krueger me l'ha ricordato, che c'è pure la scena in cui si affila, sì, gli artigli. Gli artigli. Sì. Vero, non ci avevo pensato. Vero, 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 verissimo. Ma io te l'ho detto che James Wan prende un po' da qua, un po' là, e poi lo fa suo, però in effetti quello che si vede nei suoi film ti ricorda sempre qualcosa, ma anche nello stesso Malignant ti ricordi, ci sono un sacco di scene che ti ricordano altri film. Però voglio dire, in questo non, alla fine non c'è nulla di male. A parte la scala lanciata, perché che quella è tutta farina del suo sacco, cioè, ricordiamo, best scena ever. Sì. Sì, sì, no, comunque io l'ho visto con mia sorella Insidious oggi, che lei non aveva mai visto, e quindi c'è stato poi il giochino, no? Tipo, questa scena non ha senso, ma questa cosa non ha senso. Ed effettivamente mi sono resa conto che ci sono molte cose che non hanno senso. Infatti io poi le ho detto, ti farò vedere Malignant, perché se abbiamo visto Insidious poi devi vedere anche il film bello di James Wan. Boom. Sì, però è vero, perché allora a me già proprio i due personaggi protagonisti mi stavano sul cazzo, la coppia, ok. Appena è iniziato il film ho detto, va bene, lui mi sta antipatico, non lo sopporto, perché non muore subito male. Proprio le dinamiche tra i due mi hanno dato un fastidio tremendo. E poi c'è sempre quella cosa, no, della moglie un po' lunatica, che dice, ah, io vedo le cose, e il marito dice, no, perché tu sei pazza, c'hai il ciclo e quindi vedi mostri, ma in realtà non c'è niente, io sono quello razionale che capisce tutto. Che poi ovviamente è un po' il filo conduttore di tutti i film di possessione, di fantasmi. Però sì, c'erano alcune scene proprio che facevano cose un po' senza senso. Cioè, tu fai venire la medium a casa, lei ti fa vedere che c'è qualcosa che non va. La madre di lui sa che lui da piccolo, spoiler, che c'è stato qualcosa quando lui era piccolo, ok? C'è stato qualcosa quando lui era piccolo.
ma nessuno glielo dice, quindi lui non capisce un cazzo, manda via la medium, poi ci vogliono 5 secondi in cui lui cambia idea e dice va bene, chiamiamo di nuovo la medium. No, ma allora io ho capito che le cose stavano cominciando a prendere una piega piuttosto insensata nel momento in cui all'inizio sti cazzi di entità arrivano, spaccano la catena della porta di casa, entrano, sono all'allarme, entrano dalla finestra, la tizia spreme, si nasconde in camera qua, e questo qua manco chiama la polizia. Cioè rimangono lì a dormire la notte, ma sei scemo? Cioè, al di là dei fantasmi, qualcosa, in qualche modo, la porta si è aperta e ti è distrutto la catena della porta, è suonato l'allarme, ci sono finestre aperte, qualcuno è entrato in casa. Qualcuno è entrato in casa. Chiama la cazzo di polizia. Cioè, ma sei scemo? Cioè, sì, beh, è pieno, la chiama la polizia. È pieno di scene così. Anche all'inizio la voce che lei sente dal baby monitor. Cioè, tu senti la voce di un uomo che dice cose e non fai niente. Ti metti ad ascoltare per 3 ore che cosa sta dicendo questo nella stanza di tua figlia. Che tra l'altro non serve un cazzo. Cioè, tra l'altro quella roba lì non ha senso. Se poi la spiegazione che mi fanno dopo mi va a togliere tutto quel concetto lì. Perché fino a quel momento lì ti aspetti la casa infestata e poi la casa non era infestata e non ha senso che qualcosa stesse parlando con la bambina. Perché no. Cioè, il loro obiettivo era un altro. Cioè, quindi non ha proprio un cazzo di senso. Per non parlare del fatto che già all'inizio era sparito lo scatolone con dentro gli spartiti senza una ragione, che poi lo trovano in soffitta e non ha senso che sia lì. Mm-hmm. Perché se la casa non era infestata e non c'erano delle entità che spostavano le cose, prima che il bambino vada in coma non doveva succedere niente. Cioè, prima che il bambino andasse in coma non doveva succedere. Sbaglio? Ecco, effettivamente sì, è vero. Anche i libri all'inizio, che lei trova i libri che non sono più al loro posto. Perché? Ma secondo me quello fa parte del gioco, nel senso che quello ti mette il tarlo che la casa sia posseduta. Cioè quello crea l'atmosfera di una possessione di entità che stanno in quella casa. Per cui... E secondo me funziona nella prima parte, poi è appunto nella seconda parte che questa, diciamo che tutta questa parte narrativa viene meno. Però secondo me in quell'ambito aveva un senso, il fatto è che poi appunto per come si evolve la storia viene meno quello che era successo prima. Esatto, cioè... Se non dicevano nulla aveva totalmente senso, ma dato che hanno detto delle cose che poi vanno a confutare quello che è successo, cioè a questo punto stati sì, perché a quel punto l'unica spiegazione è che questi erano degli spiriti dispettosi, che quindi facevano i dispetti e spostavano le cose così solo per divertirsi. Il monacello. Esatto, il monacello, senza alcun senso... Senza alcun scopo. Cos'è che è il monacello? Non sai che cos'è? Non è il monacello, è un monacello. No. Allora, questa è come quella dei fuochi d'artificio. Ho bisogno di conoscere questa cosa. Questi elementi folcloristici. Sì, folcloristici napoletani. Ma io e Marghe ci capiamo, perché Catania e Napoli sono molto, molto vicine. Come in tante cose, quindi io conosco Omanaciel. Chi è Omanaciel? Sì. Allora, ci sono diverse versioni. Penso che quella più famosa è appunto che si tratta di uno spiritello dispettoso, appunto, che ti fa sparire le cose in casa. Esatto, quando tu non trovi le chiavi, esatto, è stato Omanaciel. È stato Omanaciel. Omanaciel. Che poi leggenda dice che
è una storia nata quando, in passato, non so esattamente quando, le donne magari, quando tradivano i mariti, ricevevano, sai, regali dagli amanti, e quindi il marito magari cominciava a sospettare qualcosa, o magari veniva che c'era Wow, quindi... Che bello. Sì, il folklore. Che bello o Monaciel. Per cui adesso per me Napoli sarà a pizza o mare o caffè o Monaciel. Quindi... Wow. Al posto della pantafa, fateci un film su O Monaciel. È vero. Se ci sono dei registi all'ascolto, vogliamo i credit su questa cosa. Yes. E, mentre invece, Marco, tu hai visto anche gli altri della saga? Sì. Allora, il secondo penso sia stato concepito proprio come un Insidious parte 1 e Insidious parte 2, perché riprende poi dal finale del primo. Quindi vediamo, insomma, cosa è successo a lui quando è tornato dall'altrove, e la sua storia, se non sbaglio, di quando era piccolo. Quindi chi cacchio è questa figura che lo seguiva sempre? E poi il terzo mi pare che è completamente scollegato, perché la protagonista è una ragazza sulla sedia a rotelle, che quindi è costretta a letto e comincia a sperimentare queste cose. E il quarto invece è sulla medium, su di lei e quindi il suo passato, la sua vita. Il quarto l'ho visto al cinema, penso sia probabilmente il più brutto. Infatti credevo che poi l'avrebbero chiusa lì, e invece no. Hanno detto, ma sai che c'è? Ci facciamo il quinto capitolo e ci andiamo a riprendere la storia dei primi due, che è la storia che ha avuto più successo. Quindi, allora, mi dici che se prima di andare a vedere il quinto capitolo, almeno il secondo me lo devo recuperare. Sì. Perché me l'hai detto con una serietà, Margherita? Mi ha spaventato. È la stessa serietà con cui loro pronunciavano le battute nel film. Sì, è passata anche un'ambulanza, immagino che voi l'abbiate sentita, o l'ho sentita solo io. Sì, ragazzi, che serie te. Dai, allora, quindi il secondo ce lo guardiamo. Il secondo rispetto al primo, di più, di meno, di mezzo? Allora, sinceramente non me lo ricordo. E già questo non è tanto positivo, devo dire. Credo che più o meno sarà uguale. Più o meno la stessa solfa. Per cui, vabbè, ce lo potremmo recuperare prima di vedere il quinto capitolo. Però magari il terzo e il quarto ce li possiamo quindi perdere. Va bene, dai. Siamo stati anche abbastanza spoilerosi, ma tanto... Cioè, vabbè, finché... famoso. E poi vabbè, comunque non è che, cioè, con la storia ci perde questo film, cioè è più bello quando la storia non c'è. vostra scena preferita? A me quella del bambino, cioè che quando lei esce, tutta la sequenza, che lei esce fuori, si vede lei che cammina fuori dalle finestre, e poi lei che vede dentro questo bambino che balla. Simone? La mia è la seduta spiritica con la maschera di gas, quella sopra ogni cosa. Io avrei detto anch'io quella del bambino, ma dovendo scegliere un'altra, direi quella del demone dietro a lui, che anche quello non ha senso, cioè spiegata nella storia non ha senso, ma funziona, cioè è una scena che mi ero molto arrabbiato con le entità divine in quell'ambito. E sai, però volevo dire una cosa a Simone invece riguardo alla scena della seduta spiritica. Devo dire che io l'ho trovata, non l'inizio molto figo, l'idea alla base figa,
ma lo sviluppo, cioè come è finito con questo qua che continuava a scrivere le cose, di un cringe terribile. Vabbè, ma James Wan è cringe, no? Ci sono molte cose cringe, sì. Cioè, ma dica, continui a scrivere quello che ti dice, ma hai capito che ormai la situazione si è grave? Che cazzo continui a scrivere? Ah, stronza, adesso ti caverò gli occhi, ti mangerò... Smetti di spaventare tutti quanti, non scrivere più. Cioè, capivo se tipo fosse stata la posseduta stessa che scriveva, aveva un senso. Ma se sei te, figa, smettila, cioè, adesso un po' di tatto. Scuoti questa donna e basta. Boh. Quella l'ho trovata abbastanza cringina. Sì. Scena cringe, sì. Invece voi? Scena cringe preferita. Scena cringe preferita. Cringe moment. Dov'è che il cringeometro ha toccato il punto più alto per voi? Allora, onestamente, anche se è una scena che a me è piaciuta, perché è costruita bene, però vedere un demone che si affila con la mola, l'artiglio di metallo, insomma. Un demone con tanto di zoccoli e pelo sulle gambe che si affila le unghie metalliche sulla mola, insomma. Allora, io ne ho tre e vanno aumentando, esatto, sì. Allora, la prima è all'inizio, proprio quando lui si tira il capello bianco. Ma perché? Cioè, perché è un uomo vanitoso. Va bene, quella è la prima. La seconda è quella appunto della seduta spiritica, che poi arriva quel tipo che lecca la faccia alla moglie, ok? Sì. E loro due, marito e moglie, stanno seduti a terra. Questo arriva, lecca la faccia alla moglie, e dopo che si è fatto tutta la leccata, il marito dice: "Ehi!" Sì. E quindi, ok. E poi la terza è proprio nell'altrove, che c'è tutto il tipo il reenactment, la ricostruzione di quella strage familiare, che non so come chiamarla, sì. Che lui si mette lì con la torcia e li guarda in faccia uno a uno. Sì, quella parte di un triste. Cioè, un triste. Non so, mi doveva far paura. Non so. Secondo me sì, cioè l'intenzione era quella. Lì non ha funzionato molto, devo essere onesto. Non so, sembrava tipo Chi l'ha visto. O quei programmi di crime che ricostruiscono gli omicidi con quegli attori tipo di serie Z, no? Sì, sì, sì. No, invece, sai cosa mi aspettavo? Mi aspettavo che tu avresti detto la scena in cui sono a letto e lui cerca di comporre una canzone su se stesso. Su quanto Madonna, forte. Sì, anche qui. Tra l'altro, su quanto sono forte, wow, come sono... Quanto sono muscoloso. Come sono muscoloso. Madonnina mia, che cringe. No, quella scena è tutta terribile, già proprio... Che lei dice grazie che mi hai lasciato del tempo per me stessa. È vero, è vero. Figa, quando l'ho sentito ho detto minchia qua Marg. Dopo che non hai portato i ragazzi a scuola, non li sei andati a riprendere, non hai fatto un cazzo tutto il giorno, sono stata chiusa qui a mettere a posto gli scatoloni, tu torni, io ti chiedo anche grazie, ti dico anche grazie perché ho suonato il pianoforte per 5 minuti. E poi tipo gli dice: "Qual è la tua canzone preferita che ho scritto io?" E lui fa: "Magari potresti scriverne una su di me." Sono tutte su di te. Questo è l'amore. Porca troia. Le volevo strappare la faccia. No, io invece un'altra roba cringissima di questo film, ma questa è una cosa mia, perché purtroppo avendo visto questo film, dopo aver visto soprattutto l'ultimo The Conjuring, quando io sento il nome Loren, mi fa l'effetto di come della sveglia a lunedì mattina. Cioè, proprio mi viene il nervoso.
Cioè, e quindi perché, cioè, con tutti i nomi che ci sono al mondo, perché devi fare in Insidious, devi mettere dentro anche un personaggio che si chiama Lorraine? Porca troia, che nervoso. L'ho sentito troppo nell'ultimo The Conjuring, basta, adesso non riesco più a sentirlo. È come il whisky, l'ho bevuto troppo quando avevo 20 anni, adesso non riesco più a berlo. Ma magari Lorraine è il suo cane, quindi un po' lo infila dappertutto. Che non so se avete notato, ma sulla lavagna della prima apparizione del professore in classe, quando lui poi si ferma a correggere, c'è scritto James Wan sottolineato 3 volte. C'è anche la faccia di Su. Di Su, sì. Sì, quella la mette spesso. Vabbè, poi c'è l'attore, ovviamente, che ha fatto anche The Conjuring. Sì. Che io a lui non lo riesco a guardare. Che penso sempre ad Hard Candy. Porca troia. Quindi per me lui ha la faccia da viscido. Sì, 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 sì. E comunque diciamo che è una cosa che non abbiamo detto finora, ma questo qui è un film horror dove non c'è una goccia di sangue e non c'è in pratica neanche un morto. No. No. Uno, ho detto uno. Uno, c'è neanche un morto. Hai detto neanche uno. Ho detto no, ho detto non c'è neanche un morto. Ah, non c'è neanche un. Ma è complicatissima, Simone. Andrò a risentire la registrazione. Niente, direi che l'abbiamo abbastanza detto un po' tutto quello che c'era da dire questo film. Allora, io in generale sono contento dell'esperienza, nel senso, avevo visto la prima parte ieri sera, poi ero troppo stanco, ho deciso di andare a dormire perché ero proprio disintegrato, e quindi ho visto la parte più noiosa oggi, ma io ieri sera ero gasatissimo, cioè avevo finito, ero arrivato a quando arriva più o meno la medium che fanno il primo tentativo e fallisce. Cioè che dopo la seduta spiritica ero arrivato, per cui quasi alla fine, e io fino a lì ero gasatissimo, per cui lo dico, cioè, effettivamente ha dei momenti che funzionano, e poi tra il cringe, tra gli spiegoni, tra il nonsense, a un certo punto si dimentica anche di essere un film horror, ed è un peccato. Però ha i suoi momenti interessanti. Sono stato contento di averlo visto. Voi cosa ne dite? Sì, sì, io pienamente d'accordo. Nel senso che è un film fatto bene, che nella sua, diciamo, nei suoi momenti di incoerenza, in ogni caso c'ha una storia che fila, che funziona. Ci sono, appunto, come dicevi tu, delle parti che magari se uno ci ritorna qualche dubbio lo mettono, però la storia funziona. Poi ovviamente, per come siamo abituati noi, ci sono un po' troppi spiegoni, si perde un po' il senso del mistero e quindi di conseguenza dell'inquietudine, però alla fine è un film fatto bene, d'atmosfera. Eh sì, dai, anche a me non è dispiaciuto. Poi volevo fare una domanda a Margherita. Siccome quando questo film è uscito avevi circa 6 anni, volevo capire, questo qua è stato uno dei tuoi horror formativi? No. Lei è no, cresciuta. Ma se l'ho visto una volta è tanto. Sì, sì. Lei è cresciuta a Pane e Scream. Bravo. Mm-mm. Bravo. Sempre serissima oggi, Margherita. Entrate nel mood. Bravo. Pane e Scream. Adesso. È Nightmare. È Nightmare. Ha più strati. Che paninozzo. E direi che a questo punto l'abbiamo un po' sviscerato il film. Tanto noi ci siamo preparati allora per questo film. Aspettative sul prossimo, cioè sull'ultimo capitolo?
per chi ci stesse ascoltando e non vedendo, Margherita ha alzato gli occhi verso il cielo. Però il cielo non ha guardato verso di lei perché è ancora offeso per quello che ho detto io ieri mentre guardavo il film. Sto vedendo un attimo chi è la gente coinvolta nel nuovo Insidious. E la regia è di Patrick Wilson. Cioè di lui, l'attore. Wow. Wow. Chiamatona. Che momenti al mascarpone. Wow. Non lo so. Cioè se l'andazzo è quello di Conjuring. No, dai, ti prego, non dirmi così. Ma dai, guarda, io devo... Simo? No, stavo dicendo che io non ho visto neanche il secondo, ho visto solo il primo, però già solo dal titolo del prossimo è chiarissimo il riferimento al primo capitolo e alla parte meno horror del primo, quindi probabilmente le aspettative non credo che siano altissime, no? Però no. Chissà. Ora che me l'hai messa giù così, in effetti. Poi ci sono tutti gli attori del primo film, quindi c'è anche il bambino che adesso è grande. E per citare Yotobi, quando ritrovi i tuoi amici del liceo che però ti stavano sul cazzo. Bene, bene, bene. Non vedo l'ora di parlare la settimana prossima. Per cui direi che diamo appuntamento a tutti i nostri follower, ascoltatori, fan, stalker, a settimana prossima e per appunto parlare di Insidious, La Porta Rossa. Al cinema da questa settimana ne varrà la pena, ai posteri l'ardua sentenza e i posteri siamo noi. Così, gli altri siamo noi, i posteri siamo noi. Per cui io direi che da Carcassa per ora è tutto, continueremo questo sprofondamento nell'Insidious settimana prossima e un ciao da Jack, un ciao da Margherita, ciao a tutti, un ciao da Simone, ciao a tutti e alla prossima Carcasse Putrescenti, ciao ciao.